Velocemente cosa avevamo fatto la settimana scorsa. Allora, stiamo studiando adesso le funzioni a più variabili, quindi ci siamo spostati da funzioni ad una variabile a funzioni a più variabili e abbiamo cercato di ricostruire per le funzioni a più variabili quello che avevamo fatto per le funzioni ad una variabile. In particolare abbiamo studiato velocemente il dominio, ci siamo resi conto che il dominio è un qualcosa che non possiamo chiedere all'esame perché si tratta essenzialmente di individuare un sottoinsieme di un insieme che nel caso di funzioni a due variabili è un sottoinsieme del piano, nel caso più grande non possiamo neppure visualizzare. Quindi è una cosa estremamente complessa. Cos'è che ci interessa per il dominio? Ci interessa capire se un punto appartiene o non appartiene al dominio. Questo sì, che deve rimanere in mente. La seconda cosa che abbiamo visto sono state le linee di livello. Io ho detto, queste non ve le chiediamo, non sono importanti, non riusciamo a chiederle a livello matematico, ma sono importantissime perché ve le ritroverete in modo estremamente importante in microeconomia. Guardate le linee di livello, diventeranno le linee di isoutilità e lungo queste linee farete un sacco di considerazioni di natura economica, ad esempio sulla sostituzione di un bene con un altro. Questo è un messaggio del futuro secondo semestre. Abbiamo visto poi la cosa più importante per noi e quindi quelle che vi chiedo all'esame. E la prima cosa che abbiamo visto è stata come il concetto di derivata per una funzione di più variabili diventa quello che ho chiamato derivata direzionale. E l'abbiamo strutturata così. Abbiamo detto la derivata direzionale fatta rispetto al vettore v della funzione f nel punto p non è altro che il limite per h che tende a 0 di f di p più hv meno f di p fratto h. Ragazzi, mi state seguendo? Ok, guardate, ve la descrivo per funzioni a due variabili, così posso essere esplicito. La derivata fatta rispetto a v1, v2 della funzione f nel punto, ad esempio, x con 0, x con 1, e non mi piace, x va bene lo stesso. Sì, facciamo x1, x2, dai, fate pazienza, altrimenti sembra che c'è una... è uguale a limite per h che tende a 0 di f di x1 più hv1 virgola x2 più hv2 meno f di x1 x2 tutto fratto h. Ragazzi, vi torna? Ci siete? Ci siamo qui? E vi ricordate che abbiamo fatto anche un esempio dove abbiamo calcolato esplicitamente, in modo esplicito, questo derivato direzionale. Vi ho detto, questo è un conto che uno fa una volta nella vita, perché in realtà poi
la derivata direzionale, la possiamo ottenere utilizzando alcune particolari derivate direzionali, che sono quelle che abbiamo chiamato derivate parziali. E cioè abbiamo detto la derivata parziale di f fatto rispetto a x con i, adesso faccio una generica funzione che va nel punto x1, xn, non è altro che la derivata fatta rispetto al vettore della base canonica e con i di f nel punto x1, xn, ufficio complicazione cose semplici. Ok? Vi ricordate chi è il vettore della base canonica? Ad esempio, la derivata parziale fatta rispetto a f fatta rispetto a x della funzione xy non è altro che la derivata fatta 1, 0 di f nel punto xy. Ok? Torna. Sto riscrivendo cose che avete già nel quaderno la volta precedente, quindi state diventando pazzi per scrivere le cose che avete già nel quaderno. Non diventate matti, queste cose no. Attenti ragazzi, qualcuno mi aveva chiesto, ma potrebbe farci vedere da un punto di vista grafico cosa vuol dire? Allora, l'altra volta ho fatto 70 disegni e oggi provo a essere più bravo, provo, poi non si sa mai. Vediamo se ci riesco. Allora, adesso però dovete darmi una mano. Allora, adesso devo fare. Tac. Devo fare share. Questo. Ta-da. Così, così. Non mi piace. Allora, Boni però, se no vi faccio del male. Allora, vi ricordate? Si vede intanto? Allora, cos'è che sono? Adesso guardo sul vostro quaderno. Quali sono le due cose che ci servono, le tre cose che ci servono per calcolare la derivata direzionale? Una funzione, ok? E qui ce l'abbiamo, questa superficie qua è la funzione. Poi ci serve un punto e, non so se ve lo vedete, ma qui sotto c'è un vettore. Lo vedete? Che è la direzione. Attenti. Provo a muovervi un attimo la funzione per far capire com'è fatta. Vedete? Ho la direzione. La direzione e ho il punto. Che cosa significa fare la derivata parziale? Vi ho detto, tagliamo la funzione passando per questo punto utilizzando questa come direzione. Eccolo là. Ok? Ho tracciato il piano in modo da tagliare la funzione in una particolare direzione. La vedete? Vi è chiaro, ragazzi? Se io la taglio, questa funzione, cos'è che mi succederà? Che andrò a visualizzare una determinata direzione. Adesso si vede bene. Attenti. Allora, vediamo se adesso riesco. Chiara la funzione che abbiamo. La tagliamo con il piano. Nel momento in cui la tagliamo, vedete che ci compare questa curva qui, che non è altro che l'intersezione tra il piano e la funzione. La vedete? Benissimo. Se poi io sposto
il punto e lo faccio sovrapporre. Vedete cos'è che è questo trattino qui? Lo vedete il trattino blu? Si vede il trattino blu scuro? Quello lì è esattamente la tangente. Quindi in ogni punto, cos'è che faccio con in questo punto qui? Io vado a calcolare il coefficiente angolare della retta tangente lungo quella particolare direzione. Ci siete? Ragazzi, mi avete seguito? Ci siete? Cambio visualizzazione, cambio punto e ho sempre la stessa cosa, ok? Posso tagliarla in varie direzioni, vedete? Con qui, cosa succede quando cambio questa cosa qui? Cos'è che ho cambiato adesso? Bravissimo, vedete che questo, guardate il vettore, si è cambiato il vettore. Cambio il vettore, sono sempre nello stesso punto, trovo una curva diversa e una tangente diversa. Quali sono le due tangenti importanti che andiamo a calcolare? Cioè rispetto alla direzione 1, 0 e alla direzione 0, 1, e cioè le derivate parziali, che sono particolari derivate direzionali. Meglio adesso? Qualcuno mi aveva chiesto il grafico. Ho provato a farlo, ma così secondo me, se avete avuto la pazienza di seguirmi, è comprensibile, perché qui si capisce che la curva viene... che la funzione viene tagliata, che sto percorrendo con una particolare velocità esattamente questa curva qui, e questa è una curva unidimensionale di cui posso calcolare la derivata. Ci siete? Quindi mi sono ricondotto al calcolo della derivata. Adesso, attenti, se vi ricordate, quando abbiamo fatto le funzioni di una variabile, vi ho detto, la derivabilità per le funzioni di una variabile implica la differenziabilità. Abbiamo calcolato, vi ricordate? Allora, qui adesso la situazione è diversa. Perché? È diversa perché, guardate, proviamo proprio a ragionare su questa particolare funzione. Cos'è che deve succedere? Perché esista la retta tangente, che qui non è più la retta tangente, ma è un... cos'è che dovrebbe? Un piano tangente. Ok? Cos'è che deve succedere? Beh, deve succedere che questo vettore qui, vedete, quando lo calcolo in un punto, mi deve dare una direzione. Allora, vediamo un attimo, prego, un po' di penne. Allora, che belle queste colorate. Allora, attenti. Derivata fatta rispetto a x. Ok, quindi la derivata direzionale fatta rispetto a x nel punto mi dà questo vettore. Derivata rispetto a y sono ortogonale, no? Quindi mi dà questo vettore. Questi due vettori assieme cos'è che generano? Un piano. Quindi questo è quello che potremmo chiamare un piano tangente. Ma se per caso io calcolo l'altra in un'altra direzione, mi viene una cosa così che è sul piano tangente, cos'è che succede? Che non sono più d'accordo con questi due vettori qui. Ok? E cioè, siccome posso calcolare questa derivata rispetto ad infinite direzioni, posso muovere questo vettore qui in infinite modi diversi. Adesso ve lo faccio vedere, ritorniamo. Vedete? Posso muovere questa qui, il vettore, questo piano lo posso muovere in infiniti modi diversi. Io deve succedere che affinché esista un unico piano tangente, che tutti i vettori che vedete lì, che danno l'inclinazione, siano sullo stesso piano. Non possono fare questa cosa qui. Se questo è qui e questo è qui sono le due derivate parziali, il terzo vettore, fatto rispetto a qualsiasi altra direzione, deve stare anche lui, non fuori, ma dentro il piano. Ok? Quindi non è una banalità. Possono esistere le due derivate parziali, ma se questo altro vettore va fuori così, non esiste il piano tangente, perché non è d'accordo con gli altri due. Non saprei più quale scegliere come piano tangente. Mi avete seguito? Ok? Quindi questo deve abitare qui. O qui, o qui, ma deve stare dentro nel piano generato da questi due. Ok? Quindi, ho finito. Quindi, grazie mille. Quindi, c'è una condizione in più per la differenziabilità, per l'esistenza del piano tangente. La scriviamo subito. Però è una condizione estremamente facile e che voi darete sempre per scontata. E cioè, non ho visto le domande, e cioè per voi non ci sarà mai questo problema da controllare, perché è un problema di continuità, vedremo tra un attimo, e in ambito economico questa condizione è sempre soddisfatta. Ok, però ci tenevo a farvi presente almeno una volta, almeno da un punto di vista visivo,
che questa cosa qui è da tenere, è, può succedere. Dimmi. Ma quale? Allora, attento, guarda, attento, attento. Se io faccio, non ce n'è un terzo, ce ne sono infiniti terzi vettori. E cioè, attento, vediamo un attimo se riesco. Allora, io posso avere, eccolo qua, questa è la derivata direzionale rispetto a x, ok? E adesso tu ricordi questo vettore nel piano. Ci sei? Adesso faccio la derivata rispetto a y, quindi mi sposto ortogonale, da così, ok? Questa, adesso nello stesso, devo ricordarmi anche questo vettore. E questi due qui, di per sé mi genererebbero già il piano tangente. Però adesso, in tutti gli altri vettori, in tutte le altre direzioni, vedi? In tutte le altre direzioni, devono muoversi sullo stesso piano tangente. Non possono uscire. Se si muovono lì, esiste il piano tangente. Se anche uno scappa fuori, basta, il piano tangente non c'è più. E la funzione non è più differenziabile. Dimmi. Allora, no, non detto così, non detto così, e cioè è una condizione affinché, tra un attimo te lo dico, ci mettiamo i fioretti, ok? Tra un attimo, Massimo mi interrompi ancora. Attenti, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, devo fare la valutazione di questo, così adesso vedete cosa significa il piano tangente, così lo capite. Togliamo questa. Stop share. Buttiamo via questa. Ci prendiamo questa e la condividiamo. Là. Eccola qua. Allora, guardate, questa è la superficie, ok? E il piano tangente significa che io mi appoggio su questa superficie con un piano. Se io sposto il punto, vedete? Cambia. Pensate che questa è la curva che ottengo selezionando con il piano nella direzione X. Questa è la curva che ottengo selezionando nella direzione Y. Queste due direzioni mi vanno a generare il piano tangente. Ok? Che adesso vediamo qua cos'ha come equazione. Che tra un attimo ti dico l'equazione, un attimo solo Angelo. Man mano che io mi sposto, il piano tangente sarà quello che, attenti, è diverso perché il piano tangente in questo caso è un piano che si schiaccia localmente attorno alla funzione, approssima localmente la funzione. Non è la tangente come prima, che lascia la curva, ok, che tocca la curva in un unico punto. Qui la tocca, certo che la tocca in un unico punto, ma ha come, è il piano che viene generato dai due vettori che dicevamo prima. Ci siete, ragazzi? Un attimo solo, Angelo, che voglio mostrarvi come si muove. Ok, vedete? E però guardate un attimo, una cosa mi interessa prima di andare avanti. Guardate, c'è un punto un po' particolare, che è questo punto qui, vedete? È un punto di massimo, vedete che la funzione qui fa come una piccola gobbetta. Guardate cosa succede, che cosa vi aspettate nel punto di massimo? Cioè se io sposto il punto, che il piano stia tutto sopra, diciamolo un po' meglio. Adesso qua non riesco perché faccio fatica a trovarvelo. Ok, ma pensate, se si schiaccia, adesso lo vediamo su un'altra funzione, cosa che succede però? Pensate alla funzione di una variabile. No? Allora, il piano coincide con la superficie della funzione. Vediamo se ve la faccio vedere un'altra funzione. Allora, attenti, derivata zero, è quello che voglio, ma voglio la geometria.
Perfetto, che diciamolo bene, non parallelo, ma che... Vediamo se ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. Perpendicolare, no? Guardate, pensate un attimo, dimensione 1, quello che succede? Quando siete in un massimo, cosa succede? Che la retta tangente è parallela all'asse dell'X. Qua deve succedere che il piano tangente sia parallelo al piano XY. Ok? Ci siete? Magari ne avete pure detto che non l'ho capito io. Ma questo è quello che io mi aspetto, che questo piano qui a un certo punto mi diventi parallelo al piano XY. E quella è la nuova caratterizzazione di derivata prima uguale a zero. Ritorniamo sull'altra. Eccola qui. Perfetto. Allora, abbiamo detto che, adesso dobbiamo riassumere, quando una funzione è derivabile, derivabile non vuol dire niente per funzione a più variabili, devo dire derivabile rispetto ad una particolare vettore. Ok? E la, in particolare, se una funzione f, x1, xn, quelle importanti sono le derivate parziali. Che sono la derivata di f fatta rispetto a x1, la derivata di f fatta rispetto a x2 e così via, fino alla derivata di f fatta rispetto a x con n. Ok? Angelo, mi avvi una domanda, prima non ti ho neanche risposto. Cioè, non so se adesso... Vai. Cioè, mi dicevo che la derivata e la differenziabilità, cioè la derivabilità e la differenziabilità sono la stessa cosa. In dimensione 1, la derivabilità e la differenziabilità sono la stessa cosa. Mentre adesso abbiamo il prossimo teorema che chiarisce qual è il concetto. Allora, facciamoci un esempio, ragazzi. Facciamo un esempio a tre variabili. Che è la derivata di f fatta rispetto a x calcolata in un generico punto xyz? Y, z la terza. Che è la derivata di f fatta rispetto a y in un generico punto xyz? X, z la terza. Mi seguite, ragazzi? La derivata di f fatta rispetto a z in un generico punto xyz è uguale a 3 x, y, z alla seconda. Ci siete? Vedete che sappiamo calcolarcele. Bene, il teorema che voglio dirvi adesso è: se queste tre funzioni sono continue in un intorno di un generico punto, quindi serve la continuità delle derivate parziali, allora la funzione è differenziabile in quel punto. Ok? Quindi non va, dobbiamo richiedere qualcosa in più. Dimensione 1: se esiste la derivata prima, esiste anche la retta tangente. Fine. Quindi, se esistono le derivate parziali e sono continue, quindi sono continue sempre, allora esiste che cosa? Il qui, non posso parlare di piano perché siamo in dimensione 4, 3, ok? L'iperpiano si chiama tangente. Ci siete? Cosa succederà a voi? Che vi troverete sempre delle funzioni come? Continue. E quindi non avrete questo problema, questa criticità da controllare. Ma sappiate che c'è qualcosa in più lì dentro. Ok? Ho cercato di raccontarvelo prima, facendovi vedere il vettore che ruotava. Tutti i vettori tangenti devono in qualche modo appartenere allo stesso piano. Per me, se vi rimane questo, basta, è più che sufficiente per aver capito il ragionamento. Allora, e come è fatto il piano tangente? Come sarà fatto il piano tangente per una funzione? Ce lo facciamo, ragazzi, attenti, guardate, ce lo costruiamo, cerchiamo di costruircelo per due variabili e poi andiamo a generalizzare. Parto da una variabile, vi ricordo cosa succedeva. Vi ricordate cosa voleva dire che una funzione era differenziabile?
f di x differenziabile. Cosa voleva dire? Limite per x che tende a x con 0 di f di x meno m meno f di x con 0 meno m x meno x con 0 fratto x meno x con 0 uguale a 0. Ve lo ricordate, ragazzi? Allora, una funzione è differenziabile se esiste un m da mettere dentro, tale che quel limite lì faccia 0. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Per cui volevo dire questa cosa qua, la ricordate? Che posso approssimare localmente la funzione con la retta tangente. Perché chi è che mettiamo al posto di m? La derivata prima della funzione, appunto, x con 0. Ci siete? Ragazzi, vi torna tutto. E cioè, la funzione è circa uguale alla sua retta tangente. In un opportuno intorno del punto x con 0. Vi ricordate, ragazzi, abbiamo detto, perché c'è il meno qui? Perché, allora, imporre che questo limite sia 0 significa, siccome il denominatore per x che tende a x con 0 va a 0, vuol dire che se questo limite è a 0, ho una forma indeterminata del tipo 0 su 0, e dire imporre che è 0 vuol dire che il numeratore è già diventato 0 quando il denominatore si sta ancora avvicinando a 0. Ma allora vuol dire che in un intorno del punto x con 0 il numeratore qua è già diventato 0. E cioè la funzione è uguale, vedete, raccogliete il meno, è uguale alla retta tangente. Ci siete? Ragazzi, mi avete seguito? Adesso, n uguale a 2. Attenti, n uguale a 2. E proviamo a costruirci assieme. N uguale a 2. Cosa vorrà dire che la funzione è differenziabile? Intanto, limite. Limite di che? Ho una funzione di due variabili. E voglio calcolare nel punto x con 0 e y 0. Limite di che? Bravissimo. E cioè, x, y tende a x con 0, y 0. Attenti. Primo alert qui. Occhio. Non abbiamo fatto i limiti sul piano, non ho intenzione di farli. Ok, sarebbero ancora più. Abbiamo fatto quasi tutto il corso cercando di non calcolarci i limiti. Lasciamo di stare. Però lì ci sarebbe qualcosa di rilevante. Ok, attenzione, importante. No, non è una banalità. Ok, non è una banalità. Attenzione. Per capirci, se qualcuno di voi ha fatto trigonometria alle superiori, il modo per calcolare i limiti lì è passare in coordinate polari, ok, attorno al punto x con 0 e far tendere il raggio a 0. Ok, non è una cosa banale. La lasciamo stare, non me ne compregate meno. Ok, però mi interessa che avete capito lì. Devo avvicinarmi al punto x con 0. Adesso la parte facile. Ce l'avete sopra? Cosa scrivo? Dai, cosa scrivo sopra? No, f di xy. Guarda, f di xy. Ok, f di xy. Meno. F di x con 0, y 0, certo. Meno. Adesso avrò una m per x. E una m per y, giusto, ragazzi? E sotto? E sotto? Guardate, adesso attenti un attimo. Adesso mi ritorna buono quello che ho fatto la settimana scorsa. Cos'è questa? Cos'è questa? La distanza tra il punto x e il punto x con 0. Ok? Qui, allo stesso modo, dovrò mettere la distanza tra il punto x con 0 e il punto y con 0. Come si fa a fare la distanza a due punti? Pitagora, e cioè radice quadrata di x meno x con 0
alla seconda più y meno y0 alla seconda. In questo caso, cos'è che succede? Succede che se vale questo qui, la mia funzione la posso approssimare con un piano tangente, e cioè f di x con 0, y0 più mx x meno x con 0 più my y meno y0 in un opportuno intorno del punto x con 0, y0. Adesso, se mi avete capito e mi avete seguito in dimensione 1, questa mi diventa una banalità. E chi metterò al posto di mx e chi metterò al posto di my? Le derivate, come si chiamavano? Parziali, ok? Quindi, il teorema ci dice che se e qui derivata di f fatta rispetto a y calcolata nel punto x con 0 y 0, che mi ha schiappato un y 0 qua sotto, eccolo. Attenti ragazzi, il teorema mi dice che non devo andare a calcolarne quel limite là. Se le derivate parziali sono continue in un opportuno intorno del punto x con 0 y 0, allora quel limite là qua 0. Mi avete seguito? Attenti, lo ripeto. Se le derivate parziali sono continue in un intorno del punto x con 0 y 0, allora questo limite qua fa 0 una volta che ho messo al posto di mx derivata parziale rispetto a x e al posto di my la derivata parziale fatta rispetto a y. Ritorna? Ritorna ragazzi, dimmi. Dimmi ragazzi, ritorna. Ci siete? Avete seguito? Allora, ecco, mi hai chiesto tu, guarda, questa allora, qual è l'equazione del piano tangente? Beh, il piano tangente, se io devo scriverlo, p di x, è una funzione, due variabili anche lui, ok? E com'è che è fatta? È f di x con 0, y0, più derivata di f fatta rispetto a x, calcolata nel punto x con 0, y0, che moltiplica x meno x con 0, più la derivata di f fatta rispetto a y, calcolata nel punto x con 0, y0, per y meno y0. Vi torna? Guardate, la retta tangente, se volete, la retta tangente è questa, vedete? Se io voglio scrivere la retta tangente, r di x, chi è che sarebbe? F di x con 0, più f primo di x con 0, x meno x con 0. Ci siete ragazzi? Retta tangente, quella sopra. Piano tangente è questo qui. Ma adesso noi lo scriviamo in modo più compatto, perché noi abbiamo imparato ad utilizzare il prodotto di matrice per vettore. E quindi questo lo scriviamo così. Sì? Dimmi. Sì? Dimmi dove. Sei perso? Posso dare un'occhiata? Sì. Attorno, va bene. Ritorno ragazzi, posso ripetere la scuola troppo veloce? Ragazzi, va bene nel fondo, ok? Ritorna. Adesso, attenti, compattiamo la notazione, ok? Diciamo cosmesi matematica, ok? Mettiamo solo il rim e la salata qua, è quella di prima. Occhio, la scriviamo così. F di x con 0, y0 per più il gradiente di f x con 0, y0, che moltiplica x meno x con 0, y meno y0.
momento di panico, ma poi torniamo subito. Allora, guardiamo un attimo le dimensioni. Chi è? Cos'è il gradiente? Abbiamo detto, il gradiente è un vettore riga che colleziona le derivate parziali. Ricordate? Una funzione a due variabili, quante derivate parziali ha? Due. Quindi, questo animale qua è un vettore che dimensioni ha? Riga. Quante righe? Una. Quante colonne? Due. Questo è un vettore, come vedete, ha due righe e una colonna. Quindi, quando io li ammazzo, questi due mi diventano un numero, ok? E guardate, com'è che fate a fare il prodotto righe per colonne? Beh, sarebbe derivata di f fatta rispetto a x, calcolata nel punto x con 0, y 0, virgola, derivata di f fatta rispetto a y, calcolata nel punto x con 0, y 0, che moltiplica x meno x con 0, y meno y 0. Tutto bene? Come no? Perché ti è perso? Per me. Perché ti è perso? Dimmi. Perché ti è perso? Dimmi. Sì. Aiuto. Stare. Ok. Allora. Gradiente. Gradiente. Tra ragazzi. Gradiente è questo animale qua. Ci sei? Perché è il vettore che colleziona le due derivate parziali. Adesso guarda, te, guarda, permettimi. Quando faccio il prodotto di un vettore, di una matrice per un vettore, cos'è che facciamo? Facciamo questo per questo più questo per questo. Sei d'accordo? Guarda. Questo per questo è quello qua. Questo per questo è quello là. Ok, è solo un modo diverso, più compatto per scrivere la stessa cosa. Perché attenti ragazzi, adesso cercate di guardarmi, mi disarmo, metto giù l'arma qua, ok? Mettete giù l'arma con voi e mi ascoltate. Allora, attenti. Attenti, guardiamo dietro, ci ricordiamo quello che ci interessa, calcolare il massimo e il minimo, ok? Questo mi interessa, perché adesso qui ho talmente tante direzioni che non posso pensare di studiare come varia, quando, come cresce la funzione. È impensabile, perché? Perché ho infinite direzioni, quindi alcune direzioni crescerà, altre decrescerà, altre farà un casino, non si capisce bene. Cerchiamo invece di utilizzare questo per calcolare il massimo e il minimo. Prima l'abbiamo visto, quando una funzione di una variabile ammette massimo e minimo, qual è la condizione necessaria al primo ordine? Ripeto, qual è la condizione necessaria affinché un punto sia un massimo minimo? Derivata prima uguale a zero, cosa vuol dire geometricamente? Retta tangente parallela all'asse dell'x. Poi mi avete detto voi, prof, ovvio, adesso cos'è che dovrà succedere? Piano tangente parallelo al piano di base, ok? Ma guardate, se piano tangente deve essere parallelo al piano in cui abita il dominio, ok? Qui c'è il dominio, il piano tangente deve essere parallelo. Guardatelo. Cos'è che lo vedete? Tutta la stessa altezza, giusto? Quindi lo vedete come? Tutto costante. Ci siete ragazzi? Per ogni xy lui deve assumere sempre lo stesso valore. Così come prima, una retta parallela all'asse delle x è y uguale a y0, un'altezza. Ci siete? Ragazzi mi seguite? Cioè, questo non deve dipendere da xy, deve essere una costante. Come prima, la retta tangente non doveva dipendere da x, doveva essere una costante. Ma osservate, quando, e adesso mi seguite, quando questa schifezza qui non dipende da xy? Allora, attenti, x con 0, y con 0 è un numero,
XY ce l'ho, X qua, e Y qua. Quando non dipende da XY, mi prego rispondetemi 1. Quando sono nulli, contemporaneamente, tutte e due, le derivate parziali. Vedete, se questa è nulla, boom, e questa è nulla, boom, zero per qualsiasi cosa va via, ma allora guardate, vuol dire che questo vettore qui contiene cosa al suo interno? Cosa? Questo deve essere zero, questo deve essere, quindi lui deve essere un vettore nullo. Ok, e abbiamo riscritto la condizione di necessaria al primo ordine, che ci dice quando una funzione ammette un punto x con 0, y con 0 è un punto di massimo e minimo, implica che, cioè condizione necessaria, il gradiente del punto è uguale, non potete dirmi 0, ma vettore nullo. Ok? Quindi adesso abbiamo questa nuova informazione. E cioè x0, y0 massimo o minimo locale per f implica gradiente della funzione nel punto x con 0, y0 uguale al vettore nullo. E guardate ragazzi, è carina come struttura. Perché? Perché prima avevamo x con 0 max o minimo locale per f implica derivata prima uguale a 0. Vedete che è uguale? Semplicemente la derivata prima mi diventa il gradiente che deve essere uguale al vettore nullo. Questa è la condizione necessaria al primo ordine. Ci siamo ragazzi? Attenti, guardate. Vi prego, non tralasciatemi questa slide qua. Io ho visto che lei in fondo hanno detto due vale, si capiva subito se ci sono due derivate parziali devono essere tutte e due uguali a zero. Okay. Però no, lei in fondo che mi ha fatto roba. L'ho visto io. Hanno detto due vale, due maroni, è andato avanti. Quando dura per scrivere si capiva subito. Certo, ragazzi, ovvio che si capiva. Perché? Perché, continuando a rompere le valle alla vostra collega qui, vuol dire che i due vettori devono essere tutti e due messi così. Ok? E quindi devono essere tutti e due dei vettori nulli in qualche modo. Ma non è una banalità questa, perché domani qua aggiungo un pezzo a questa. Perché se voi vi ricordate, quando ho fatto la retta tangente, qual è stato il passaggio successivo? Ho trovato la parabola approssimante, ve la ricordate? Ok? E qua la parabola approssimante, se non mi avete capito questo pezzo qui, siete morti, perché devo aggiungerci un altro pezzo di matrice qua in fondo. Ok? Lo facciamo oggi. Ma lì c'è qualcosa di più. Mi avete seguito? Esempio, subito veloce. Allora, allora, esercizio, calcolare il gradiente di f nel punto 1, 1, 1. Secondo esercizio, calcolare se esiste un punto che soddisfa alle condizioni necessarie al primo ordine. A volte i punti che soddisfano le condizioni necessarie al primo ordine vengono chiamati punti stazionari.
così come venivano chiamati punti stazionari, punti che derivata prima uguale a zero. Ok, quindi derivata prima uguale a zero, punto stazionario per una funzione di una variabile, gradiente uguale a vettore nullo, significa punto stazionario per una funzione a più variabili. Andiamo? Che famo? Mi aiutate? No, grazie. Allora, derivata di f fatta rispetto a x nel punto x, y, z. Quanto fa? Quanto fa? 2x più y. Ci siete tutti? Derivata di f fatta rispetto a y in un generico punto x, y, z uguale x più 2y, derivata di f fatta rispetto a z in un generico punto x, y, z fa 2z meno 1. Ci siete? Adesso, attenti, quindi il gradiente di f in un generico punto x, y, z, cos'è che è? 2x più y, x più 2y, 2z meno 1. Ci siete tutti? Ok? Non ho fatto altro che collezionare in un unico vettore le derivate parziali. Facile. Ma cosa dovevamo trovare noi per prendere due punti all'esame? Il gradiente di f nel punto 1, 1, 1. Controlliamo. Il punto 1, 1 sta nel dominio. Certo, perché chi è il dominio di questa funzione? Se qualcuno mi dice R almeno. R? 3. Perché? Perché ho tre variabili, giusto? Qualcuno ha rischiato di essere ammazzato? Quindi, sicuramente il punto 1,1 sta, ma allora cosa scriviamo? Difficilissimo questo esercizio, eh? 3,0. E in Moodle cosa scriveremo? 3,3,0 senza spazi e con le virgole. Guardate che è così. Il primo esercizio sulle funzioni più variabili è così. Possiamo? Adesso facciamo un, quindi occhio, torniamo al compito. Torniamo al compito. Il compito cosa vi chiedo? Dato una funzione a più variabili, calcola il gradiente di questa funzione a più variabili in un punto. Ci siete? Quindi un esercizio di questo tipo e vale due punti. Naturalmente, ragazzi, le derivate sono un po' più casinate, ok? Ma si tratta di essere capaci di fare le derivate parziali. Se non siete capaci di fare le derivate parziali, in microeconomia, non vi dico cosa vi fanno. Perché dovrei usare parole brutte. Ma qui adesso, ma qui adesso aggiungiamo un altro pezzettino. Cos'è che aggiungiamo? Attenti, aggiungiamo. Quindi abbiamo fatto la prima parte dell'esercizio, eccola qua. Abbiamo aggiunto una seconda parte dell'esercizio. Calcolare se esiste un punto che soddisfa le condizioni stazionarie, le condizioni necessarie al primo ordine, e cioè se esistono dei punti stazionari. Cosa devo fare? Imporre, prendere il gradiente, vedete? E imporre che il gradiente sia uguale al vettore nullo. Ma cosa significa che un gradiente è uguale al vettore nullo? Che la prima componente deve essere 0, la seconda 0 e la terza 0. Quindi sistema 2x più y uguale a 0, x più 2y uguale a 0, 2z meno 1 uguale a 0, che ha come unica soluzione
z uguale a 1, x, y, x uguale a 0, y uguale a 0. Perché ha questa come unica soluzione? Perfetto, perché il determinante di questo sistema, guarda, il determinante si vede a occhio, che è 2 per 2 per 2. Che guarda, Valk, siete vergognosissimi. Ma no, ma guarda, ma veramente vergognosissimi, eh. Mamma mia. Va bene? Determinante della soluzione è l'unica soluzione. Il mondo è triste, sempre ha detto che il mondo è triste, vero? Altrimenti, se non lo vedete, sicuramente che z uguale a 1 dovete andare da qua. Di meno, se no. Z, butta via il 2, porta il 2 là, z uguale a 1. Perfetto, qua guardate, trovatevi y diventa y uguale a meno 2x, che vi viene x meno 4x uguale a 0, quindi meno 3y uguale a 0, y uguale a 0, x uguale a 0. Meglio. Dai, torna? Torna o no? Dimmi. Lui non torna. Dimmi. Attenzione, occhio. Qui adesso stiamo dicendo. Adesso mi posso cerco di risponderti in modo un po' più ampio. E cioè, il vostro collega giustamente ha detto, prof, adesso ho già capito che lei vuole disintegrarvi, perché adesso vi fa comparire qui i sistemi lineari. E non è mica detto, prima roba, mica hai detto che sia lineare quel sistema lì. E cioè, questo potrebbe essere anche un sistema non lineare. Quindi non sappiamo. Se è un sistema lineare, lo sappiamo risolvere. Se è un sistema non lineare, boh, vedremo. Ok, vi insegnerò tra un po' una tecnica per risolvere i sistemi non lineari. Domani quando facciamo un po' di esercizi assieme. Cosa vorrebbe... Cosa vorrebbe dire se questo sistema ammette infinite soluzioni? Cosa vuol dire? Che non è differenziabile? No, perché vedi Angelo, è differenziabile perché la differenziabilità a cos'è che è legata? Alla continuità delle derivate parziali. E più continue di queste non le possiamo avere perché sono tutte funzioni lineari. Non ammette? Ce ne sono infiniti. C'è tutta una retta di punti stazionari. C'è tutta una retta di punti in cui il piano tangente è parallelo all'asse XY. Ok, quindi il contrario. Dimmi tutto. Perché se no altro ti meno. E ho paura che questo è lo su. Allora, abbiamo detto che il vettore deve essere 0, 0, 0, 0. Bravissimo. Il vettore deve essere 0. Certo. Per trovare. Perfetto, ha detto. Il gradiente. Sì, il gradiente deve essere 0. Ok. Ma noi qui, effettivamente stiamo trovando un punto che soddisfi la condizione. Certo, quindi io trovo un punto che messi dentro qui ti fanno diventare il gradiente uguale al vettore nudo. Quindi tu dici, io ho trovato un punto che fa sì che il gradiente sia uguale al vettore nudo. Meglio adesso? Sì, sì. Ok, per me sei confuso. Perfetto, grazie, mi hai salvato la vita. Allora, quando posso dire che è confuso, secondo me,
pedagogica classica. Il questo punto qui, ok, il punto, questo punto qui, con il punto 000, cioè c'è un punto del dominio, e sopra questo punto il gradiente deve essere uguale al vettore nullo, ok? Ma sono due punti diversi, vettore nullo, il gradiente, e sotto mi trovo un punto. Se osservate, guardate ragazzi, disarmato, guardate, occhio, attenti, se osservate, vi sto chiedendo le cose da due punti di vista diversi per capire se le avete capite, e cioè per testare se le avete capite. Guardate, prima di calcolare, faccio calcolare il gradiente, vi dico calcolami il gradiente in un punto, e voi cosa fate? Al posto di questi qui mi buttate dentro i numeretti e mi trovate questo. Adesso faccio il contrario e vi dico trovami questi qui, quindi vi do xy e voi mi trovate il gradiente. Adesso faccio fare il contrario e vi dico trovami gli xy che hanno il gradiente uguale a 000, torno dietro, ok? Sono due problemi diversi. Uno, vi do xy z e mi trovate il gradiente, nell'altro vi dico trovami xy z che hanno questo come gradiente. Ritorna? Grazie, ritorna, ok? Sì? Sì? Per favore? Allora, guarda, semplicemente vedi, ho preso coefficienti, vedi, questo sarebbe x1, x2 e x3, x, y, z, 2, 1, 0, 2, 1, 0, qua c'è un 1, sbagliato, hai ragione. Meglio adesso, Angelo? Cosa? Però vedi, ti piace, io avevo un 2. Aspettavo un 2. No. Vedi, guarda. 2z meno 2, il meno 2 lo porto dall'altra parte, ok? E quindi 2z uguale a 2, z uguale a 1. Questo è giusto, l'ho fatto troppo veloce. Dimmi, ditemi ragazzi. Ritorna ragazzi. Ritorna sicuri. Ritorna a tutti, dimmi. Allora sono le coordinate, il nostro collega mi dice, ma allora le coordinate x uguale a 0, y uguale a 0, z uguale a 1, che cosa sono? Sono le coordinate di un possibile punto di massimo o minimo, perché soddisfano le condizioni necessarie al primo ordine. Non sappiamo cosa sono, ok? Però possiamo pensare domani di analizzare più a fondo proprio quel punto lì e chiedersi quel punto lì. Cos'è che è? È un massimo, un minimo, è un punto di sella, è una schivezza? Ok, sicuramente è una schivezza, però non sappiamo cosa sia adesso. Adesso possiamo solo dire, è l'equivalente di dire, derivata primo uguale a zero di una funzione. Cosa vuol dire derivata primo uguale a zero? Boh, potrebbe essere un massimo, potrebbe essere un punto di minimo, potrebbe essere un punto di flesso tangente orizzontale. Non lo sappiamo a priori. Ok, stessa cosa. Per adesso è un punto che soddisfa, quindi il punto 0, 0, 1, soddisfa le condizioni necessarie al primo ordine. Ci siete tutti ragazzi? Facciamoci un altro esercizio. Più domande? Prima domanda.
Calcolo il gradiente della funzione del punto 1, 2. Seconda domanda, trovami x, y in modo che il gradiente sia uguale al vettore nullo, cioè trova i punti stazionari per questa funzione. Gradiente. Adesso lo scrivo già gradiente, senza pietà. Quanto fa la prima derivata parziale rispetto a x? Mattia? Benissimo, 2x meno y. L'altra derivata parziale? Meno x meno 2y. Siamo tutti? Quindi, se io faccio il gradiente di f nel punto 1, 2, cosa trovo? Al posto di x metto 1, y uguale a 2. Ottengo 0, virgola, meno 5. È un punto stazionario questo. No, perché? Perché non è 0, 0. La prima derivata è uguale a 0. Ma invece per essere stazionario deve avere tutte e due le derivate contemporaneamente uguali a 0. Ci siamo tutti? Ok, allora. Adesso, come faccio a trovare i punti stazionari? Beh, 2x meno y uguale meno x meno 2y uguale a 0 e 0 della prima. Adesso faccio i conti piano piano, anche se anche in questo caso si vede che la soluzione è 0, 0. Ma non voglio, facciamo le cose fatte bene. E cioè y uguale a 2x e quindi mi diventa meno x meno 4x uguale a 0. Tutto giusto? Sì. E quindi y uguale a 2x, e qui abbiamo meno 5x uguale a 0, e cioè x uguale a 0 e y uguale a 0. Abbiamo trovato un unico punto stazionario. Ci siamo? Cos'è questo? Boh! Ma in questo caso possiamo anche piottarcela. Attenzione! Cancelliamo questa, tac. Facciamo un nuovo documento e condividiamo questo nuovo documento. Là, otteniamo. Arrivo, scusami. Occhio, questo è quello che noi abbiamo trovato. Guardate, questa è la nostra curva. Abbiamo trovato che nel punto 0, 0, vedete, x uguale a 0, y uguale a 0. Riuscite a vederla? Forse se ve la faccio ancora più grande, vediamo se si capisce meglio. E bene, niente. Perché l'ho scalata fondamentalmente. Vedete che nel punto 0, 0, cos'è che succede nel punto 0, 0? Perfetto. Com'è che lo chiamereste quel punto lì? Allora, qualcuno di voi è mai andato in montagna? Dai, com'è che si chiama questo? Una sella. Ok, perché? Perché avete una montagna da una parte, una montagna dall'altra, ok? E guardate, adesso permettetemi, guardate, perché lì, perché qua il gradiente è uguale a zero? Ragioniamo. Tagliate la curva rispetto a questa direzione qua. Vedete che trovate una parabola che è al vertice proprio in quel punto lì? Quindi al minimo del punto. Adesso giriamola dall'altra parte. Qui è una parabola, questa è una parabola rivolta verso il basso, questa è una parabola rivolta verso l'alto, che di nuovo al vertice lì,
i due vertici si incontrano, trovo un punto di sella. Ok, infatti se io faccio le linee di livello di questa cosa qui, vediamo se mi ricordo come si fanno. Sta incazzando da morire. Questo non mi è mai successa. Ma che roba. Guarda. Guarda roba. Allora, guardate. Queste sono esattamente, vedete, più caldo, come vi dicevo, più è un colore caldo, più è un colore giallo, più in alto, ok? Più è blu e più freddo, quindi va giù. E quindi qui abbiamo le montagne che salgono di lato, di qua le montagne che scendono, e voi passate di qua. Ok? E questo è il punto dove si annullano le due derivate. Ci siete, ragazzi? Speriamo che non ci cada la mia intervista. Vi torna? Ok, allora. Guardate ragazzi, mi permetto di farvi un altro esercizio facilissimo. Vai. Voglio il gradiente nel punto 00. Voglio gradiente nel punto 00 e qui invece voglio i valori di xy che mi portano il gradiente uguale a 0, uguale al vettore nullo, e cioè i punti stazionari per la funzione. A calcolare il gradiente ci metto 3 microsecondi e mi viene meno, ok, virgola, benissimo, tutti ci sono? Quindi se io calcolo il gradiente nel punto 00 ottengo, e no, occhio, 4, virgola, meno 2, ok, che in Moodle scrivo 4, virgola, meno 2, senza spazi, con la virgola, quindi segno meno solo davanti ai numeri negativi. Adesso, calcoliamo invece i punti che annullano il gradiente, che fanno diventare il gradiente uguale a vettore nullo, e otteniamo x uguale a 2, y uguale a meno 1. Ok? E adesso ci ritorno su matematica e mi riplotto la funzione e vediamo cosa succede in questo punto. Posso cambiare? Ditemi ragazzi quando avete finito. Vado. Oh. Allora, guarda qua, non sento. Guarda, ma che roba, neanche i bocconi, guarda, quindi i bocconi si assognano sta roba qua, guarda, si muove anche da sotto,
e osserviamo che il punto è y uguale a meno 1 da qua, meno 1 qua, x uguale a 0, siamo più o meno qui, ok? Ci siete ragazzi? Mi avete seguito? Se facciamo le linee di livello, che cosa vi aspettate dalle linee di livello? Niente. Cosa aspettate? Niente. Ah, dai. Infedeli. Vero. Guarda che roba. Tanta roba e... Tac. Ok? Naturalmente, più alto, e quindi quello lì quello che sarà? Un massimo, ok? Ci siamo? Ritorna. Adesso il nostro obiettivo domani sarà quello di passare da cosa? Sarà quello di fare andare via gli ultimi. Un attimo, quasi finito. Dai, vi regalo un po' di minuti, ma lasciatemi finire. Allora, domani cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare se? Dobbiamo fare quella che è l'equivalente della parabola approssimante, ok? E cioè dobbiamo approssimare la nostra funzione, questa volta con una cosa che si chiama tecnicamente non una parabola ma una quadrica, ok? E quindi con un po' di... c'è un problema unico e adesso il vostro collega che sta andando via ci dice qual è il problema che avremo domani. È anche abbastanza grosso, quindi quante derivate parziali ci saranno? Quante derivate seconde ci saranno? Sì, con due variabili. Due. Chi offre di più? Quattro, perché quattro? Perché ho derivata, abbiamo la legge. Perfetto, allora, vedi, la vostra collega dice, adesso no, ne ho quattro, perché io due derivate parziali, uno rispetto a x, uno rispetto a x. E queste posso derivare di nuovo rispetto a x e y. E quindi ognuna si divide e diventano quattro. Mentre una funzione tra variabili, quali saranno? Perfetto.